Allora, la prima domanda che le farei è: che rapporti ha con i luoghi che lei ha narrato e in cui lei ha vissuto, e quali sono state le persone, le figure storiche che l'hanno portata a fare questo studio e che l'hanno condizionata nella sua carriera di scrittore? Ecco, io direi che più che persone è stato un mio impulso naturale il fatto di conoscere la storia dei nostri paesi, delle nostre genti. Io guardavo fin dall'adolescenza, il passato mi appariva come un qualcosa di misterioso, un qualcosa di buio, e le letture all'epoca di cui ero affascinato erano appunto queste letture mitiche di classici antichi che ci facevano vedere il mondo eroico del passato. Questo passato mi sollecitava tanto in me, dico, ma sarebbe bello sapere il passato dei nostri paesi. Chi furono i nostri antenati, come agivano, cosa hanno fatto di bello, a quanto risalgono i nostri paesi. Noi conosciamo la storia degli Assiri, dei Babilonesi, dell'Egitto, ma ignoriamo quelle che sono le origini dei nostri paesi. Ecco, venni mosso, diciamo, da queste considerazioni, ma proprio come un impulso naturale. Ecco, nessuno forse aveva inciso personalmente in me. Fu qualche cosa di naturale e devo dire che all'inizio io ebbi tante difficoltà perché non trovai alcun testo di riferimento scritto sull'auro, né sul vaglio. Allora capisci bene che non essendovi una bibliografia specifica, ero costretto a cominciare dai documenti locali. E allora mi feci forte degli archivi, archivi ecclesiastici, archivi comunali, poi il passo all'archivio curiale di Nola, all'archivio di Stato di Avellino e ad altri archivi, come potevo, insomma. Ecco, e di là ho cominciato a, diciamo, ad appuntare tante di quelle notizie, e con mia meraviglia vedevo che l'agenda mia cresceva di giorno in giorno di notizie. E allora io cominciavo a sottolineare i personaggi che mi interessavano di più, i fatti storici. Ecco, in questa maniera ho dato inizio, diciamo, ai miei lavori. Ma soprattutto, ecco, a volte noi abbiamo tanti che pubblicano, si interessano di storia, forse perché gli viene avanti quel determinato episodio. In me c'è stato un qualche cosa che mi ha spinto a dire no, io devo costituire qualcosa dalla base, devo andare all'antichità, devo conoscere l'antichità dei nostri paesi. E allora mi accorsi che l'archeologia era uno studio molto interessante ai fini storici e conseguentemente mi appassionai all'archeologia. E attraverso qualche scoperta, attraverso qualche indizio, ho potuto ricostruire un poco anche una breve scheda del vallo del periodo della Romanità. Tanto vero che, ecco, alla fine spunta per ultimo che cosa? La villa romana di San Giovanni. Perché là fummo noi a richiamare l'attenzione dell'archeologo. Avevo intuito qualche cosa, avevamo intuito insomma che ci poteva essere qualcosa di interessante e allora puntammo sul professore Joannoschi, Werner Joannoschi, e conseguentemente insomma
lo invitammo a venire là sul luogo dove aveva pensato che qualcosa fosse. Difatti lui non subito, come se avesse avuto il rifiuto del luogo, guardava accanto alle radici degli olivi e subito insomma determinò che là bisognava fare la pratica per dare inizio allo scalo ed è venuta fuori quella villa romana. Ecco, quindi tutte le, diciamo, io mi basavo sul piccolo, me ne andavo sulla carità e vedevo di tanto in tanto che nei castagneti emergevano dei pezzi di tegole romane. Ecco, tutte queste cose messe insieme, ma poi mi fecero pensare che addirittura, data la conoscenza di alcune tombe scoperte sulla carità, potesse esserci stato qualche villaggio di contadini, di pastori che abbia poi dato origine a Moschiano. Non mi sono sbagliato. Invitai l'archeologo all'epoca, dunque la dottoressa Elena Forgia che collaborò, che fu la direttrice dello scalo di San Giovanni, alla quale io espressi molto chiaramente che io ho sensazione che là sia, insomma, qualche cosa. Capito il fatto che il parroco voleva farne di quella zona dietro il santuario un posteggio per macchine. Io insistevo, padre, facciamo. Comunque un bel giorno con la pala meccanica cominciò a spianare la zona. Io corsi subito, andai a vedere, ma per una curiosità mia, e vidi che vi erano tanti frammenti di ossa umane e ancora tegole. Allora dico, ecco qua, allora non mi sbaglio, quelle tombe che raramente sono state scoperte nel passato da qualche contadino devono avere la loro continuità. Difatti, la sovrintendente, in nome della sovrintendente di Salerno, fece interrompere i lavori e diede inizio allo scalo. Postammo alla luce 7-8 tombe, quindi là c'era una necropoli antica che indicava che nessuno doveva essere sfruttato, non postavano mica i morti da Moschiano sulla carità. Quindi, e difatti poi lo scavo diede luce anche, diciamo, qualche pavimentazione, qualche cosa. Per me quella fu una grande conquista, perché, che voglio dire, è là il germe fondamentale del paese di Moschiano che poi scese a valle nel periodo posteriore. Insomma, queste sono le prime esperienze.